una bellissima idea di Roberto Zampino che noi abbiamo immediatamente sposato e che ci consentirà anche di dotarci di un archivio che metteremo a disposizione della Film Commission, quindi un percorso circolare in cui l'amministrazione gioca un ruolo di regista ma anche di destinatario finale del prodotto di questi workshop che, ricordiamolo, vedono coinvolti dei nomi straordinari della fotografia italiana, tra cui non poteva mancare il nostro Davide Bramante, che è la punta di diamante della fotografia a Siracusa. Soprattutto diffondendo una certa immagine di Siracusa si ha una autopromozione del territorio siracusano, della Sicilia stessa. Consideriamo i network, quindi social network, internet, è il principale veicolo turistico e di immagine, lavora per immagini, quindi la fotografia non farà altro che portare turismo nel nostro territorio. Noi come guide turistiche abbiamo scelto questo progetto perché è quello che già facciamo, raccontiamo la nostra città, mettiamo insieme la voce, siamo noi con le immagini e quindi promuoviamo il territorio. Un altro passo avanti per il turismo accessibile. Sì, assolutamente sì, finalmente è un altro progetto di turismo per tutti, quindi anche un turismo fotografico che può essere accessibile anche alle persone sorde, perché verranno messe a disposizione su richiesta degli interpreti, e per quanto riguarda le persone con mobilità ridotta ci saranno i percorsi dedicati, quindi veramente tutti potranno fare turismo fotografico.